immaginare il mondo del futuro a partire dal virus, visto che il chiatto c'è una serie di iniziative in corso, partiamo da quella, insomma, ecco. Prego, Riccardo. Posso andare allora? Prego, prego. Guarda, andiamo con Dio. Aspetta un attimo, però conviene che presenti te, Siamo in Alberto, diretta, eh? Siamo già in diretta. Siccome Oh, siamo in Mario, diretta e hai già fatto la presentati in questa domanda puntata. mentre eravamo in diretta, chiediamo a Riccardo di darci qualche risposta, visto anche lui la casalinghità che deve convivere, con cui dobbiamo convivere tutti. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Il problema mi sembra non solo complicato, ma addirittura invece è molto semplice, nel senso che in fondo abbiamo capito da ormai da tanti anni, almeno la sinistra del mondo avrebbe dovuto capirlo, che c'è un punto centrale per ogni passaggio di mutamento, di transizione o di cambio, come voglia si dire. Cioè, il punto centrale è il fatto che bisogna togliere dal sistema legale il diritto di proprietà intellettuale privata sul vivente e, a partire dagli anni 90, anche sull'intelligenza artificiale, sugli algoritmi. Fin tanto che noi manteniamo questa capacità di legale da parte di soggetti privati, che sia uno Stato, che sia un'impresa, ma soprattutto un'impresa multinazionale, di poter diventare per un periodo limitato di 17 a 25 anni, il titolare esclusivo del diritto dell'uso di una conoscenza applicata al vivente oppure all'intelligenza artificiale. Questa è la base del potere dominante non solo il sistema capitalista, ma un sistema individuale legato all'obiettivo di raggiungere un profitto, perché i brevetti sul vivente, come anche sull'intelligenza artificiale, significa riconoscimento che la società dà a un soggetto che deposita, come si dice, un protocollo tecnico descrivente una molecola, ogni forma di vita, affermando che questo soggetto ha trovato delle caratteristiche specifiche di questo soggetto vivente o artificiale, per poter utilizzarla a scopo di lucro. Ecco, questo è il diritto di proprietà intellettuale: poter diventare proprietario esclusivo durante un periodo di tempo determinato dell'uso di una conoscenza. E questo è terribile. Questo è il diritto, forse Rodotà avrebbe detto, questo è il diritto incredibile, questo è il diritto impossibile. Fin tanto che non modifichiamo, significa che noi accettiamo che imprese private a scopo di lucro possano dominare le politiche dell'uso della vita, di ogni forma di vita. Ed è chiaro che non è tanto solo di dire ma faranno miliardi. Significa che il politico, cioè dire la società, in quanto tale, non ha la capacità di governare le relazioni con il vivente, via vivente biologico o il vivente anche artificiale, come l'intelligenza artificiale. E questo è il problema. Ecco perché non c'è più politica possibile di salute, di sanità, non c'è più possibile politica di sviluppo tecnologico, non c'è più possibile politica di educazione, non c'è più possibile politica pubblica, politica mondiale pubblica, politica rivolta all'interesse dei diritti universali in tutti i campi della vita, perché il filtro determinante di ogni politica è ormai il soggetto privato proprietario del vivente a scopo di vita. Allora, approfittare della pandemia mi sembra che sia importante, perché la gente ha capito, anche se non è vero come noi di sinistra pretendiamo che sia vero, cioè anche, non è vero che la gente ha capito tutte queste cose. Non è vero che noi tutti abbiamo capito che la pandemia, per esempio, ha spostato l'asse della cultura collettiva dalla cultura del diritto alla vita alla cultura del primato della salute economica del capitale esistente. Non è vero.
che tutti l'hanno capito. Però ecco lì la funzione pedagogica di questa campagna, di dire no al brevetto privato sul vaccino anti-coronavirus. Ma avere l'obiettivo in termini positivi di dire noi vogliamo che ci sia un riconoscimento giuridico da parte di tutta la collettività del politico mondiale, da parte di tutti gli stati, e che è molto difficile, sa, molto difficile, che la conoscenza applicabile in termini di terapia rispetto alla pandemia sia una conoscenza pubblica governata dal pubblico senza finalità di scopo di lucro immediato, eccetera, eccetera. E questo, la pandemia, in parte oggi permette di giustificare e legittimare agli occhi dell'immaginario della gente l'importanza della responsabilità pubblica collettiva a livello mondiale della vita. Ecco che una dei benefici della proposta è quello di affermare, perché oramai non c'è più questa coscienza, affermare che la scienza, la conoscenza applicata, sia teorica che applicata, è un bene comune pubblico altrettanto fondamentale come lo è l'acqua, o come lo è l'aria, o come lo è il sole, come la terra e i sementi. E quindi che è urgente, se si vuole uscire dalla crisi, tra virgolette, cioè dal disastro in cui oramai il sistema ci ha condotto, se vogliamo uscire dal disastro, bisogna affermare una politica di investimento nella conoscenza del vivente, dell'intelligenza artificiale, che sia una politica dei poteri pubblici. Ora, mi permetto di ricordarvi che nel 1987 il Consiglio dei Ministri della Ricerca d'Europa aveva preso una risoluzione con la quale si diceva che il 70% della ricerca europea doveva essere finanziata dai privati. Sono cose che si dimenticano, oppure addirittura sono cose che mai la gente ha saputo. I nostri dirigenti politici hanno stabilito il principio che la maggioranza della ricerca europea doveva essere finanziata dal capitale privato. E l'esempio che ho dato ieri in un piccolo post, ho dato ieri in una nota che ho diffuso agli amici dell'Agorà degli abitanti della terra, in cui dicevo che in risposta al Trump, che aveva proposto un miliardo il 17 marzo, un miliardo di dollari alla impresa CureVac tedesca, che sembra in buona posizione per il vaccino anti-coronavirus, e che quasi questa qui aveva quasi accettato, il governo tedesco è intervenuto e ha pietato ogni accordo, ogni accettazione della proposta di Trump, e immediatamente dopo, una settimana dopo, il presidente della Commissione europea, ex ministra della difesa tedesca, ha trasferito 80 milioni di euro alla CureVac nell'interesse europeo. Cioè dire, siamo all'assurdo, cioè dove tutti i meccanismi devono essere obbedienti al finanziamento di una ricerca che è data privata, e l'intervento dello Stato in concorrenza, cioè dire, c'è la Germania che si mette contro gli Stati Uniti, allora c'è poi l'Europa, che la Germania è dominante nel sistema europeo, che l'Europa, la Commissione stessa, dice ma io do 80 milioni al CureVac per evitare che essa sia comprata dagli Stati Uniti, e che quindi il denaro pubblico in questo caso non è altro che un piccolo strumento in sostegno alle scelte che farà il privato, che sta facendo il privato. Quindi il problema oggi
del vaccino è talmente indicatore del capovolgimento strutturale che negli ultimi 70 anni, in particolare 40 anni, la classe dirigente politica, a seguito della classe dirigente economica, tecnocratica e mercantile, hanno dato alla storia dell'umanità su questa terra. Ecco perché è importante fare questa campagna. E la dire che la conoscenza è un bene comune mi sembra fondamentale, perché se no, altrimenti, ecco che diventa ancora più ridicolo è il colmo per la visione che abbiamo della vita, vedere che i politici sistematicamente oramai per legittimare le scelte che fanno, dicono: ma noi abbiamo consultato il Comitato, il Consiglio Superiore, Supremo, tecnico-scientifico. Quando si sa che allora la produzione globale planetaria della conoscenza tecnico-scientifica è dominata da logiche private. Quando oggi si dice: io valido la decisione politica perché ho sentito gli scienziati tecnici, quando si sa che la produzione scientifica di questi tecnici è sottomessa al principio dell'efficienza del rendimento del capitale investito, mi sembra che abbiamo aggiunto il colmo della privatizzazione della politica e della privatizzazione dello Stato. Cioè, di qual è la nozione dello Stato in questo caso? Cos'è lo Stato? E cos'è la politica? Quando la stessa politica istituzionalizzata, legittimata in principio da regimi democratici, eletta, dice: io prendo le decisioni. Perché finalmente sono buone? Perché io ho consultato, e quello è quello che mi è stato detto dai tecnico-scientifici. E sappiamo che dal 1990 ogni forma di conoscenza aggiunta, conoscenza scientifica aggiunta, è contenuta nei brevetti che per la prima volta, a seguito della Suprema Corte degli Stati Uniti nel 90, è stata legittimata come proprietà privata e legittimata a fini di lucro, e che nel 1998 la stessa cosa ha fatto la Commissione Europea, e che oggi oramai tutti pensano che l'unica cosa che si può fare al massimo è fare dei patti di cooperazione nel campo scientifico-tecnico pubblico-privato, dove sappiamo benissimo che il ruolo del pubblico è semplicemente di intervenire allorché ci sono dei bisogni di sostenere livelli elevati di rendimento finanziario del lavoro scientifico delle imprese. Mi sembra che, e termino, sono stato lungo, un pochino ripetitivo, però queste cose sono fondamentali, devono essere ripetute, fin tanto che entrano nella testa della gente, e soprattutto poi ripetute affinché si trasformino in decisioni, in comportamenti operativi da parte di noi tutti. È necessario. Essere lungo e spiegare, se possibile, in maniera più chiara possibile, questi elementi. Da qui il lancio dell'idea no al brevetto privato mondiale sul vaccino anti-coronavirus. Ed è per questo è un invito, non è che noi, agorati e abitanti della terra, contiamo fare noi la campagna. Noi non siamo in grado come istituzioni di poter fare la campagna. Quello che possiamo fare, che faremo nelle prossime settimane, è tentare di convincere altre associazioni, altri movimenti. Noi siamo già un pochino presenti in Cina, in Argentina, in Brasile, ora nel Quebec per questa cosa, in Francia, in Italia, in Belgio, in India, e anche in India ce l'abbiamo. Quindi possiamo tentare di convincere gli amici delle altre associazioni e movimenti sparsi nel mondo a fare una nuova alleanza, che si chiamerà come si chiamerà, e che prenderà questa alleanza a carico la responsabilità di concepire, proporre e pilotare la campagna per non il brevetto, perché non c'è un problema di fare il brevetto pubblico,
semplicemente per dire che le ricerche in corso saranno sempre più sotto controllo pubblico e non da parte dei privati, debbano giungere a un protocollo di accordo mondiale con la responsabilità mondiale. Anche lì ci troviamo di fronte a difficoltà. Quale responsabilità? Chi assicura oggi? Quale istituzione assicura la responsabilità mondiale? L'Organizzazione Mondiale della Salute? No, perché l'Organizzazione Mondiale della Salute ha aderito al principio della legittimità dei brevetti sul vivente a scopo di lui. L'Organizzazione Mondiale non può andare contro. L'ONU? L'ONU più in generale sarebbe già bene se lo potesse dire, ma non è un'organizzazione. Ecco perché è importante questa battaglia, perché mostra come l'istituzionalizzazione a livello mondiale della comunità globale della vita sulla Terra non esiste. E che quindi quando si vuole fare le azioni concrete in un buon senso, non abbiamo le istituzioni che poterlo fare. Ecco, allora lì, quale istituzione? Mandiamo a monte l'Unione Europea? Mandiamo a monte le Nazioni Unite? Per fare che? Ma se non li mandiamo a monte, cosa si può fare? Richiudersi nella propria cappella nazionale? O come si sta andando in Italia, è una cosa veramente vergognosa, tentare a ritrovare cose, i piccoli imperi regionali, che rivendicano l'autonomia e il diritto alla differenza. Ma siamo in una situazione effettivamente non assurda, pericolosissima. E ci stiamo scivolando. L'importante di iniziare questa è di mettere un pochino della sabbia e non dell'olio affinché le nostre società scivolino. Ma io credo di aver detto tutto, non ho altro in testa. È vuota oramai la testa. No, grazie Riccardo. Come sai, sì, adesso facciamo un giro di domande tra di voi. Permettetemi di dire che noi adesso abbiamo un po' recuperato questa conversazione attraverso gli strumenti che abbiamo, però sarà importante proseguire, diciamo, in un'altra occasione in modo da poterci concentrare meglio su alcuni aspetti. E noi come Transform Italia, ma anche mi sento di dire come Transform Europa, saremo a servizio, diciamo, di questa campagna che adesso ci proponi di fare attraverso la nostra rete, i nostri network. Cercheremo anche noi, sia a livello europeo, ma come dici tu, anche a livello globale. Una bella notizia questa, bella, incoraggiante. Almeno per quello che potremo fare sarà sicuramente un impegno che assumiamo, quello di lanciare con te questa campagna per escludere che il brevetto sul vaccino poi diventi lo strumento ulteriore di ingiustizia da un lato e di arricchimento e quindi di bene o male di avallare un sistema che è quello che ci ha portato alla vita e alle condizioni di vita che vediamo adesso. Cioè, di avallare il dominio del privato sulla vita futura. Esattamente. Quello. Adesso, a me fregherebbe poco sapere che c'è un nuovo Gates che diventa miliardario, quello non è il problema. E sapere che ci sarebbe un nuovo Gates o un nuovo Bezos che con le sue imprese, con le sue strutture, abbia veramente il potere politico di decidere sulla vita della Terra. Scusa se ti ho interrotto. No, figurati. Infatti la cosa che volevo chiederti, magari ne parliamo la prossima volta, noi abbiamo vissuto il rapporto tra scienza e politica in maniera molto superficiale e contrastato, e a me piacerebbe molto poter magari una volta parlare con te di questo rapporto che c'è e come potrebbe essere con piacere migliorato. Prenderei i miei vecchi amori dell'epoca della Commissione Europea. Esatto. Perché
Va Ma bene. lì, per esempio, la piccola esperienza a livello europeo tra gli anni 78 che ho avuto e il 2004 è che i dirigenti europei erano in una logica strumentalizzata della politica della scienza e della tecnica. E la strumentalizzazione è semplicemente di dire la tecnologia è buona, la scienza è buona, cerchiamo di fare un utilizzo buono e efficiente negli interessi. Il buonismo era un approccio buonistico, di dire non si può toccare la scienza, non si può toccare la tecnica, non si può fermare, arrestare la scienza. Quello che dobbiamo fare è dargli gli strumenti per poter controllare l'uso. Non controllare nel senso far partecipare che la gente stessa sia l'autore, l'autrice dei processi cognitivi, dei processi di approfondimento della conoscenza sulla vita e sull'intelligenza artificiale. No, si accetta che la tecnologia venga da altrove, la tecnologia venga non dalla gente, la tecnologia venga dall'impresa, venga dal mercato, e poi si dice, ma dobbiamo darci gli strumenti per correggere, per adattare, per modificare un pochino. Ed è lì che è stato sempre il grosso pericolo. E l'altra grossa difficoltà che noi abbiamo avuto già negli anni 80, 90, è che non siamo stati mai capaci di e oggi, quando i media non fanno altro che dire, ah, si è partita la guerra dei vaccini. Oramai la guerra dei vaccini c'è, oramai gli Stati Uniti prendono, la Cina la tenta, quindi si valorizza poi l'idea che soprattutto il pericolo di nuovo viene dalla Cina, e mentre praticamente perdona agli Stati Uniti, allora che da oramai 70 più anni. Il pericolo numero uno del mondo sono gli Stati Uniti in quanto potenza militare e potenza economica. Ebbene, questo approccio rispetto alla scienza e alla tecnologia è stato una palla enorme al piede di ogni tentativo di avanzare verso una società più giusta, più umana, più democratica, più sensibile al fatto di vedere che ciascuno di noi ha il diritto di vivere l'esistenza in maniera pacifica, in maniera degna, in maniera un pochino giusta. Ecco, io su questo tema mi sembra che dovrebbe fare un approfondimento, ed è lì che abbiamo perso, no? Abbiamo perso rispetto alla guerra. Anche noi non siamo riusciti a impedire la guerra. Abbiamo aperto rispetto alla scienza. Non abbiamo impedito che la scienza diventi tecnocratica, diventi soggetto deliberatore delle scelte. Ed è lì che abbiamo perso poi anche tutto sul piano del lavoro loro. Ed ecco perché noi vorremmo lanciare l'appello alla creazione di un'alleanza ora, il 1º maggio, per insistere in maniera forte sul fatto di dire che la pandemia tocca la salute della vita, è un'espressione del totale fallimento della nostra storia degli ultimi anni riguardo il lavoro come espressione della creatività della vita. Non il lavoro subordinato, ma il lavoro effettivamente scelto, Possiamo definito fare dalla delle politica. domande o delle osservazioni? Sì, adesso vi do la parola, Roberto Rosso, se vuoi. Sì, io diciamo più che delle domande, diciamo dai tempi del Forum Sociale Mondiale e delle lotte per l'acqua in Italia, come dire, ho condiviso e conosciuto i discorsi che oggi Riccardo ci sta facendo, e ho anche dei bei ricordi, come dire. A suo tempo credo di aver letto anche i suoi articoli quando era alla Comunità Europea, su Le Monde Diplomatique, se non ricordo male, qualcosa
visto che non siamo giovani, qualche ricordo ce l'ho. E credo, come dire, vorrei fare un pochino, entrare più nel merito e fare l'avvocato del diavolo, in relazione anche ad alcune cose che stiamo discutendo anche sul sito di Transform Italia, proprio sul rapporto, tecnologie della vita, intelligenza artificiale, eccetera. Perché il paradosso, per inciso, quando noi andavamo al forum sociale in Brasile, incontravamo Lula, oggi c'è Bolsonaro, che non è una differenza da poco nel rapporto con come dire, del sistema politico-economico con la vita, in particolare quel gigantesco patrimonio che sta in Brasile. E che sono le sue risorse naturali. Ecco, il paradosso è che il controllo della vita, la sua mercificazione, che ovviamente ha avuto un'esplosione a partire dalla capacità di comprendere e intervenire sul patrimonio genetico, ma più in generale, insomma, è che cresce tanto più questa, c'è un rapporto inversamente proporzionale tra la distruzione degli ecosistemi, la crisi ambientale e le crisi ecologiche, con questo sviluppo delle scienze della vita, le quali peraltro hanno come base tecnologica la potenza di elaborazione e di simulazione che è data dall'intelligenza artificiale. Senza della seconda, le prime non ci sarebbero. È chiaro che lì sta il nodo del modello di sviluppo che è parossistico, nel senso che come dire, una riproduzione artificiale della vita ci dovrebbe garantire la sopravvivenza della specie, mentre il modello di società in cui viviamo distrugge le basi della vita, su scale diverse. Quindi noi viviamo dentro questa tragedia. E come ho avuto modo di dire, il paradosso è che la soggettività, di tutti i soggetti critici, che si esprimono, dall'individuo al movimento, e si trova in una sorta di trappola, perché ci sono i tempi lunghi, ma non infiniti, della crisi ambientale, per esempio. Sappiamo che è questione di decenni per arrivare a ulteriori gravissime conseguenze. E dall'altra abbiamo dinamiche come la pandemia, che sono velocissime. Cioè, ha ribaltato il mondo, e anche se poi noi riconosciamo che queste pandemie, la zoonosi, il passaggio appunto dei virus dal mondo animale a quello dell'uomo, ha la sua radice nella rottura degli habitat. Quindi è un circuito e noi siamo dentro questa tenaglia, dentro questa tenaglia. L'obiettivo che giustamente Riccardo ci propone, che è quello della battaglia, uno degli obiettivi che è concreto da una parte, dall'altra è simbolico, perché è simbolico di tutta una visione, una critica generale, cioè il dato che non ci sia l'appropriazione privata del vaccino, della ricerca, dei profitti che ci si faccia profitto sopra, evidentemente sta dentro questa situazione. Ora, qui si aprono, io ho preso un sacco di appunti mentre parlava Riccardo e su cui rifletterò, perché è un ventaglio enorme, enorme, enorme di questioni. La questione che si pone anche sulla base delle lotte che da tanti decenni, oramai decenni purtroppo, perché drammaticamente per noi italiani, c'è Genova 2001 che è stato un po' come dire, il salto di qualità nella comprensione collettiva, nel senso che si è unito a dramma locale con le dimensioni globali. E vabbè, io poi ho imparato tantissimo andando ai social forum. Almeno ce l'ho fatta sino al 2007, poi per tante ragioni sono da Mumbai a Nairobi, due in Brasile, eccetera. Ecco, quali sono i soggetti, la forza su cui si può basare questa campagna? Perché il termine campagna rimanda a una dimensione, tra virgolette, comunicativa nell'immediato. Dall'altra, usando un vecchio termine, c'è un problema di radicamento da cui nascono le domande, cioè quali sono i soggetti? Perché io ho presente appunto
Innanzitutto, nel mondo della ricerca c'è una rete molto ampia di soggetti che criticano l'appropriazione privata della conoscenza e dei prodotti della ricerca, il movimento dell'open access, in mille modi. D'altra parte, la presa perché è legato poi alla dimensione finanziaria di Big Pharma e connessi, alleati connessi, è tale che ci vuole un movimento forte, radicato. Quindi nel mondo della ricerca, le rappresentanze politiche e sociali, cioè, cioè come oggi non possiamo manco scendere in strada. Ho visto una manifestazione in Israele che erano in piazza a distanza di 2 metri facendo una specie di tabella in piazza. Ma come possiamo col tempo costruire questo momento, cioè ribaltare il senso dell'esperienza di questa pandemia per socializzare questi temi? Ovvio che oggi non possiamo fare una manifestazione. Oggi in Italia abbiamo il problema che vogliono mandarci, a noi anziani ci vogliono chiudere, qualcuno ci vuole chiudere in casa. Io non l'accetterò questo, se lo possono scordare, multe non multe, vado in montagna a camminare. E dall'altra vogliono che tutti vadano a lavorare, pericolo non pericolo. Ecco, io credo che abbiamo bisogno, su questo abbiamo forse l'occasione di un movimento globale, e che non sia solo la terza potenza, come si parlava all'inizio di questo secolo, insomma, quando c'erano le grandi proteste contro la guerra. No? Ma un qualcosa di fortemente radicato, fortemente differenziato. Ecco, dalla proposta di Riccardo e della sua rete, forse qualcosa riusciamo a fare, anche se siamo, credo, tutti consapevoli che delle nostre forze, ma qua nessuno è da solo in grado. Ecco, a me queste riflessioni ha stimolato il discorso molto importante di Riccardo, e lo ringrazio. Grazie a te Roberto. Io diciamo, metterei insieme anche la domanda di Musacchio per poi darti la parola a Riccardo in modo che puoi chiudere, diciamo, con tutte e due le questioni aperte. Roberto. Sì, ora vi dico. Noi abbiamo un'urgenza. In Italia, Riccardo, c'è una commissione che non si capisce bene chi l'abbia nominata, cioè si capisce, l'ha nominata Conte, e che sta discutendo che cosa dobbiamo fare noi adesso. Ed è francamente una discussione un po' incredibile, perché sia nelle forme che nella sostanza, perché c'è una grande questione di fondo. Dobbiamo adattarci noi a un sistema che non vuole cambiare, che deve semplicemente adattarsi al virus, e dobbiamo provare a cambiare il sistema anche per sconfiggere il virus. Ora, questa domanda poi diventa molto concreta, anche le cose che diceva prima l'altro Roberto sono molto reali. Cioè, noi abbiamo accettato un metodo di comportamento che, per esempio, abbiamo visto la manifestazione in Israele, si fa la manifestazione. Dobbiamo discutere se essere tracciabili. Io sono disponibile ad essere tracciabili, però vorrei che fosse tracciabile anche e soprattutto il rischio che incontro nel sistema, e soprattutto in un sistema che non cambia. Ieri facevamo una discussione, il nostro compagno, nei Trasform, gente che viene messa fuori dal lavoro perché ha rischio, e addirittura, se ho capito bene, ieri qualcuno che è stato ministro senza stipendio. Ecco, è una tematica urgentissima. Noi abbiamo bisogno in questo momento di intervenire su questo nesso che tu hai ben descritto tra politica che si fa convalidare da una scienza e è diventata proprio democrazia, dove appunto invece la scienza deve essere una comunità democratica al servizio di un processo di liberazione. Ora, in attesa dei grandi movimenti, e costruendo i grandi movimenti, il problema ce l'abbiamo adesso. Cioè, abbiamo queste ore, abbiamo visto comportamenti differenziali tra Germania, Italia e quant'altro. Qui si parla spesso si rincorrono i comportamenti individuali delle persone, che in Italia in realtà sono state molto obbedienti. Per ora bisogna passare dall'obbedienza alla partecipazione, e tu hai parlato del 1º maggio, il 25 aprile, la festa della liberazione. Io vorrei cominciare a partecipare a una nuova liberazione.
Grazie, Riccardo, Breve, breve, perché grazie. così ci manteniamo l'alimento e il cibo per la prossima incontro, perché se Esatto. trattiamo tutto oggi non abbiamo più niente a dirci, no? A Sarà parte difficile. la battuta, io credo che sia Roberto R, Roberto M, no? Hanno identificato l'elemento centrale, dire questa trappola contraddittoria del sistema che sta distruggendo tutto, però ha la forza di non poter e di non dover cambiare perché non vorrà e non vuole cambiare. Cioè, qui è la trappola, che tutti quanti vedono il sistema non è buono e che però non si riesce a smontare la forza del sistema affinché questo sistema possa essere cambiato. Cioè, non è il lucchetto centrale da far saltare. E non è facile. Credo che non sia facile anche perché, come soprattutto Roberto hanno detto, i tempi non ci sono favorevoli. Cioè, il sistema da subito, il sistema dominante è capace di dare nei limiti normali, naturali, diciamo in un anno, 8 mesi, in 6 mesi forse darà anche l'idea che c'è la speranza, che c'è la certezza che ci sarà un vaccino, eccetera. Però poi prima di un anno, eccetera, non ci sarà la soluzione. Però dice, non vi preoccupate, stiamo lavorando. E quindi blocca ogni perché non c'è l'alternativa. Chi può lavorare come oggi le imprese potrebbero fare e fanno? La gente vuole un vaccino e vuole non morire ora. Non è che tu gli devi dire tu non morirai tra 10 anni. E quindi ecco questo sistema che ti intrappola in una maniera tale che giustifica che non è tempo di cambiare, ma che è tempo di permettere a coloro che possono di trovare il vaccino. Io ora per il momento ancora non so, non c'ho risposta a come fare. Ci sono state date ora alcune indicazioni, cioè dire, ma vediamo qual è il cuore di questo lucchetto, che vediamo se ci sono dei soggetti che possono e vediamo se ci sono delle modalità che permettano forse di scalfire un pochino il lucchetto perché poi un altro arrivi e faccia saltare il lucchetto. Allora, e mi sembra che si possa dire, anche a partire dall'idea di poc'anzi di Roberto Mosacco, che dice sto sistema mostra che è potente perché non si riesce a cambiare. L'ultimo esempio è duplice. Da una parte c'hai tutto il movimento Fridays for the Future, il quale è nato come una protesta domandando ai poteri e agli stati agire, ma gli stati non possono agire. Ed ecco perché Fridays for the Future, che è una bellissima espressione della creatività e di questa voglia di giustizia, di libertà, di democrazia, di amore che tutti abbiamo in pratica, si trova di fronte a un impasse, perché ha capito che la petizione non serve a nulla. Possono continuare a domandare, a petere ai governi di agire, e questi non potranno agire, sono loro che agiscono nel potere. E quindi stanno tentando di trovare un'altra maniera. E il secondo elemento, esempio di questo fatto, è l'azione di Papa Francesco. Papa Francesco è l'unico oggi politico, si può dire così, del mondo che dice le cose semplici e bene, però non cambia nulla. È disastroso. A me, io quasi mi metterei a piangere ora che sto dicendo queste cose. Allora, perché c'è nemmeno una persona che in teoria potrebbe influenzare l'anima, non i piedi, l'anima di qualche miliardo di gente più. Cosa vuoi che faccia Roberto Morea, Roberto Rosso, Roberto Mosacchio, Riccardo Petrella, che chiarano? Qui siamo in trappola. Allora, qual è l'elemento? A mio parere, l'elemento per appunto su cui forse si può lavorare è la vita.
Ecco il primo maggio anche il lavoro e la vita, nel senso che noi possiamo fare un piccolo granello di sabbia nel lucchetto, dicendo tentando di far prendere coscienza che l'obiettivo della salute economica, cioè della salute del capitale, ha prevalso sulla salute biologica della gente, sulla salute della vita della terra e sulla salute del vivere insieme, la politica. Cioè dire questa specie di non so come chiamarlo, polipo enorme, gigantesco, che rappresenta la salute economica, ha preso il potere sulla salute biologica, sulla salute della terra, sulla salute della politica. La politica è salute, no? È difesa della salvaguardia della vita. Se noi riuscissimo, con oggi i media, i social media, a avere un veicolo dove facciamo informazioni, comunicazioni, video, film, flashes, nel quale mostriamo come la salute economica, l'abbiamo tutti accettata, prevale sulla salute biologica, sulla salute della vita della terra, sulla salute del vivere insieme, forse è un piccolo cambiamento. E io direi che dovremmo invertire, riuscire a invertire, quello che si può chiamare il paradigma dell'operaio di Ilva. Quando l'operaio di Ilva, io l'ho sentito alcuni anni fa, dice io preferisco continuare a lavorare in Ilva, sapendo che poi morirò fra 10 anni, però avrò un lavoro e sarò degno quindi di essere considerato per quel lavoro. E avrò un lavoro che mi permette di avere reddito, quindi potrò acquistare quel potere. Preferisco questo che essere messo in disoccupazione, toglimi dal lavoro, toglimi dall'essere considerato qualcuno che sa fare le cose, toglimi dalla dignità sociale e morire economicamente oggi. Cioè dire, e lui ha utilizzato l'espressione morire economicamente. E preferisce essere sano economicamente e morire tra 10 anni, piuttosto che non morire fisicamente, ma morire economicamente. Questo, se riuscissimo a fare questo granello di sabbia, intervenire nel lucchetto, partendo dal paradigma dell'operaio di Ilva, io direi che sarebbe un punto. E poi, termino. Mi sembra che una cosa utile da fare è lavorare con gli artisti. Lavorare? Io sono convinto che lavorare con gli artisti, gli artisti, i poeti, i cantanti, gli attori, che io credo che in opposizione all'imperialismo dell'evidenza tecnocratica dei tecnologi, degli scienziati, degli esperti a cui si affida il mondo, noi dovremmo capovolgere e dire noi vogliamo ascoltare gli artisti, cioè non quelli come Metallica che dicevano noi tanto vendiamo dei prodotti e più la canzone meglio è, quegli artisti sono un pochino strani, no, ma gli altri, che allora dire la ragione della politica è la poesia, sono le parole di amore, sono le parole di amicizia, e questa creatività fantastica, questo immaginario degli artisti che sono capaci, alla forza dei tecnocrati esperti che determinano le scelte politiche, diamo, non dico l'emozione, ma diamo il senso della vita e se ascoltiamo i poeti, ascoltiamo gli scrittori, i filosofi, i pittori, gli architetti, gli scultori e tutti quelli, anche lo spazzino di strada è un artista. Ascoltiamo, ecco perché la data del 1 maggio mi sembra che sia importante. Io mi fermerei qui per il momento, ma penso che c'è il materiale su cui lavorare. E se voi potete pensare anche a vedere già quante altre soluzioni potrebbero essere associate a questa iniziativa e darci fra un mese o 2 mesi appuntamento per vedere quali altre soluzioni potrebbero
dare nascita all'alleanza, no? Per la politica mondiale della vita, quindi brevetto privato sul vaccino antivirus, credo che siamo lì. Ti ringrazio Riccardo, sicuramente l'impegno che abbiamo preso è quello di continuare questa conversazione, gli spunti sono talmente tanti che ci sarebbe da parlare per parecchio. E intanto mi scuso anche con chi sta seguendo la diretta Facebook per la cattiva qualità dell'immagine e della registrazione, ma lavoreremo anche su questo per migliorare la prossima volta questo incontro. Intanto grazie ancora Riccardo a voi e ci sentiamo. Come vedi è stato bello, non è stato intelligente. Da grande valore artistico, diciamo. Va bene. Grazie ancora a tutte e a tutti. Grazie a voi. Ciao. Ciao, grazie a voi.